Come potete vedere qui c'è una relazione tra il fumo e altri fattori di rischio genetici, ambientali, stili di vita in generale e la sclerosi multipla, e questo è il motivo per cui siamo presenti qui oggi con questo stand. E perché? Perché il fumo è tra i fattori di rischio non solo nell'insorgenza della patologia, ma anche nella velocità di progressione della stessa, tant'è che, come possiamo vedere qui, i fumatori affetti da SM progrediscono verso una fase secondaria della malattia in modo più veloce rispetto ai non fumatori. Quindi per questo noi promuoviamo sani stili di vita, aiutiamo le persone anche attraverso l'attività del telefono verde contro il fumo a cessare di fumare, quindi offriamo un sostegno a loro, li informiamo rispetto alle tecniche, quindi questo è quello che potete trovare nel nostro stand. Vi ricordiamo che il telefono verde è attivo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 16, è un servizio anonimo e gratuito, chiamateci.